Ciao raga, come state? Bene? Bravi. Ciao raga, bentornati alla Buddha del Fatto Reclami in classe, come state? Bene? Per la serie di video che stiamo realizzando sulla sicurezza dei materiali, oggi parleremo dei rinvii. Allora, partiamo con ordine. Che cos'è un rinvio? Sostanzialmente sono due moschettoni, l'avevo già detto in un video precedente, magari ve lo lascio linkato. In ogni caso sono due moschettoni collegati da una fettuccia. Questo aggeggio serve per la progressione in parete, per assicurare la nostra vita ad ogni spit o golfaro che è stato preinserito dal chiodatore. Ora, come riconosco il moschettone che va attaccato alla parete da quello dentro la quale va passata la corda? Semplicemente dalla sua leva. Non so se avete mai notato che in un moschettone tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, c'è una leva dritta e una leva piegata. La leva dritta, beh, la dovrete inserire dentro lo spit. La leva piegata invece è fatta apposta per assecondare il movimento della mano, del dito, all'inserimento della corda all'interno di esso. Appurato questo, ognuno di noi dovrebbe avere una certa quantità di rinvii per poter garantire alla salita di essere svolta nella massima sicurezza e ovviamente nella sua interezza. Nessuno di noi vorrebbe trovarsi a metà salita avendo finito i rinvii e non sapendo più che cacchio fare. Porca miseria, adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Detto questo, quando è che dobbiamo cambiare i rinvii? Com'è che riconosciamo che i nostri rinvii sono fuori uso e non vanno più bene per essere utilizzati in parete? Partiamo con ordine. Intanto il moschettone di per sé, nell'utilizzo migliore che esista, migliore dei casi, ha una vita sostanzialmente, teoricamente, tra virgolette, infinita. Questo non significa che con i moschettoni di vostro bisnonno voi potrete andare a provare dei tiri al vostro limite. Significa semplicemente che non c'è, come dire, una durata standard per il materiale che compone un moschettone. Tutt'altra cosa invece è ciò che riguarda la fettuccia. La fettuccia è soggetta a uno stress maggiore in quanto può sfregare sulla roccia, in quanto può essere stressata al di sopra di uno spigolo, per cui visibilmente si ha, come dire, una facilità maggiore nel riconoscere che questa va comunque sostituita. Come riconosco se una fettuccia è da mandare in pensione? Ora, come per ogni materiale tessile, ve l'avevo già detto anche nel video sull'usura della corda, la durata massima consentita è quella di 10 anni, però teniamo sempre presente che è molto difficile. Se comunque abbiamo una media attività arrampicatoria, una media attività sportiva, far arrivare a una tale durata, perché è soggetta a troppi fattori, troppo sfregamento e troppa usura. Tendenzialmente le fettucce fanno dei pelucchi, non so se avete mai guardato dei moschettoni usati parecchio e che però non sono totalmente fuori uso, sono ancora utilizzabili. Molto spesso hanno proprio questa sorta di peluria. Non è un segno di usura grave, è semplicemente un sinonimo di un utilizzo abbastanza frequente. Quindi quei rinvii sicuramente non sono da cambiare, ma sono da tenere d'occhio. Il momento in cui invece dovremmo pensare di cambiarli è quando visibilmente vediamo o dei tagli o visibilmente vediamo dei punti, delle cuciture che sono saltati, qualsiasi segno visibile che ci può far capire che la loro struttura sia stata compromessa. In quel caso, nel modo più assoluto, quei rinvii vanno buttati. Ora, tendenzialmente, se una fettuccia viene sottoposta a uno stress talmente alto da rovinarsi a tal punto da essere sostituita, mentre invece i suoi moschettoni sono in ottima salute, potremmo anche pensare di cambiare soltanto appunto la fettuccia stessa. Questa è una valutazione che dovremmo fare sempre noi, o chi comunque ci sta vicino, chi ci accompagna a arrampicare. È proprio per questo che dovremmo sempre diventare più esperti, prima ancora diventare esperti scalatori, esperti nella valutazione dello stato di ciò che stiamo usando. Ora, ricollegandomi al discorso dei moschettoni, vi avevo parlato di una certa durata illimitata, con tutte le premesse del caso. Ovviamente nessun moschettone può arrivare a essere utilizzato all'infinito, benché non ci sia una data vera e propria di scadenza in quanto oggetto. Però quando è che effettivamente devo valutare di cambiarlo? È un discorso un pochino più complesso, perché il moschettone di per sé,
quando non è visibilmente consumato, non dà troppi segni di usura. Però se l'utilizzo di questo moschettone è stato piuttosto violento, se ci è volato da una via lunga per 150 metri, ha sbattuto parecchie volte sulla pietra, è un moschettone che maltrattiamo o comunque del nostro amico che li prende, li lancia, fa, gli sbatte, eccetera, potrebbe avere le classiche, non so se ne avete mai sentito parlare, micro lesioni al suo interno che potrebbero compromettere intanto la durata massima e di fatto anche la struttura e la capacità di essere soggetta a stress molto alti. Quando è invece palesemente il momento di cambiarlo, perché proprio alla vista questo moschettone ci appare completamente andato, allora ricordatevi che non solo le fettucce si consumano, ma anche la lega del moschettone. Questa è soggetta a delle abrasioni altissime. Non so se ne avete mai sentito parlare di quei casi in cui si è tagliata di netto la corda proprio per un moschettone fisso che stava sulle vie ed era soggetto a una particolare frizione dello scorrimento della corda, eccetera. Ecco, quel tipo di deterioramento non succede soltanto ai moschettoni fissi che stanno sulle vie, succede anche ai nostri moschettoni. Possiamo essere in grado di valutare questa cosa controllando la sezione circolare del moschettone stesso. La corda, a volte scorrendo ai suoi lati, crea delle bavette, crea dei piccoli bordi che possono essere talmente tanto affilati, raga, veramente, da riuscire a tagliare di netto una corda in caso di volo. E quando noi ci accorgiamo di avere dei moschettoni che iniziano ad avere questo tipo di usura, non esitate un secondo a buttarli nella spazzatura, perché diventano delle trappole mortali. Quindi raga, ricordatevi, le fettucce se fanno un po' di pelucchio vanno bene, se invece saltano le cose, cambiate. Se ci sono dei taglietti, cambiate. Se il moschettone lo maltrattate, se il vostro amico lo usa per lanciarlo e prendere le lattine di birra contro le pietre, cambiatelo. Se ha visibilmente dei lati più consumati, cambiatelo. Non esitate a cambiare l'attrezzatura, non fate quelli che ce l'hanno da sempre e continuano a utilizzarla, perché secondo me è anche giusto non dare sempre per scontate le cose. È responsabilità nostra, sia per noi stessi, per la nostra incolumità, ma pensateci bene, anche nei confronti degli altri. Nessuno di noi vorrebbe avere esperienze spiacevoli semplicemente perché c'è stata una scarsa valutazione dell'usura appunto del materiale. Sono cose evitabilissime, cose che dipendono da noi e cose che rendono questo sport sempre più sicuro e sempre più fruibile da parte di tutti. Per cui andate ad arrampicare, tenetevi tantissimo, ma fate i bravi, mi raccomando. Ciao ragazzi.